Ah, non preoccuparti, ragazzo. Finirà presto. Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti su Melissa. Vi ricordate i giochi dove dobbiamo chattare, tipo Talk with Emily? Una cosa del genere. Ma più horror. Vediamola assieme. Oh, un Apple computer, quelli vecchi. Benvenuto nella libreria del sistema. Inserisci il tuo nome. Gabby. Mi chiamo Gabby. Benvenuto Gabby. Per favore, inserisci un comando. Inizia questo giochino chiamato Simulatore di rimorchio. È un gioco di appuntamenti, no? Ci divertiremo, troveremo la ragazza dei nostri sogni, no? Daytime. Benvenuto su Daytime. Un gioco dove devi, avere un appuntamento con una bellissima ragazza o ragazzo dei tuoi sogni. Attenzione, quella che stai utilizzando è la modalità gratis. Devi pagare $7 se vuoi avere la possibilità di andare con altre persone oltre a Melissa. Quindi scegli il tuo compagno o compagna. Questo è Morris, è un ragazzo un po' cattivello, però dai, anche sensibile. A lui piacciono i motori e odia ammettere che gli piacciono le poesie. Se giochi le tue carte bene, beh, ti darà dei tanti bacini. No, io volevo una ragazza. This is Anna, questa è Anna, è molto sportiva, gli piacciono le challenge, kickboxing, film horror, beh, dai, non è male. Poi un bacino da questa ragazza? No, andiamo avanti, c'è questa Melissa. Questa è Melissa, ecco, io posso andare solo con Melissa. È una ragazza di cuore, una chiara, giovane donna che ha bisogno di qualcuno con un tocco gentile. Lei ama un buon libro e voleva sempre stare con un artista talentuoso, ma non ama molto gli sport. Quindi se siete super salutari e in sportivi, non andate con lei. Io sono un grandissimo nerd, posso prendermi questa donna? Se vuoi avere i bacini a questa ragazza, devi essere intellettuale, più soft. Va bene, dai, prendiamo Melissa allora. Hai scelto Melissa, divertiti. Chissà cosa sarebbe successo se sceglievo qualcun altro, ma probabilmente non avrei potuto sceglierlo. Guardiamo lo scenario. In una piccola città dovevo incontrare Melissa. Il nostro appuntamento è per il pomeriggio. Abbiamo flirtato fino ad allora attraverso le lettere, ma non ci siamo mai visti faccia a faccia. Sembra intelligente, è carina, è sveglia. E sono qua che sto guardando questo bel cielo autunnale. La vedo sopra la collina, che mi saluta. La saluto anch'io. Anzi, faccio un sorriso intellettuale, così, da rimorchio. Gli ho mostrato il mio più bel sorriso. Anche lei è sorridente, ora che mi vede. Ciao, tu devi essere Gabby. È bellissimo, finalmente poterti incontrare. Sono così contenta. E nervosa. Ora dobbiamo giocare bene le nostre carte da Playboy. Quindi stiamo attenti, ho sentito dire però che lei ha anche una parte malvagia. Non preoccuparti, anche io sono contento e nervoso come te. Ah, sono sicura che comunque andremo d'accordo. Dai, andiamo al parco e parliamo. A conoscerci meglio. E poi qui è così bello. Il parco di questa città è così romantico. Ogni posto di questo parco è bellissimo, è perfetto. C'è pure una palude con i cigni. Un prato di bellissimi fiori. E una panchina per sedersi ad ammirare il cielo. Wow, è fantastico qui fuori. Anche tu sei fantastica. Ah, grazie. Avevo visto che eri bravo con le lettere, ma non pensavo che fossi così bravo con le parole anche nella vita reale. Beh, io anch'io penso che tu sei carino. Beh, sai, io amo essere qua fuori, guardare la natura. Da di solito sono sempre lì dentro a studiare scienze naturali. Guarda questa palude, c'è questo laghetto. Lo sai che le uova di cigno hanno un'incubazione di 45 giorni? Fantastico, vero? Credo siano cigni o papere. Scusami, sai, comunque le scienze naturali sono un po' nerd su queste cose. Io e Melissa quindi abbiamo camminato su quello che sembravano ore. Mi ha parlato tanto del suo amore per la natura, della sua collezione di fiori. Ha anche parlato dei libri che gli piacevano. Il mio libro preferito è Orgoglio e Pregiudizio. Ah, come mia madre. Cavolo, mi sembra di star con mia madre. Cioè, mia madre ha le stesse passioni di sta qua. Sì, lo so, sono proprio una nerd. Guarda, non parlare con me, cioè voglio dire. Io devo stare zitto, siamo fatti l'uno per l'altra.
Mi piace anche leggere tipo i lavori romantici di fiction. Ci sono così tanti ragazzi e ragazze carini lì dentro. Sono così rimasto interessato dai discorsi di Melissa che neanche mi sono reso conto che il sole stava scendendo. Oh, il tempo vola con Melissa. Ormai era arrivato primo pomeriggio e mi sentivo cullato dal vento di quest'aria autunnale. Oh, Gabby, non mi sono resa conto quanto tardi si sta facendo. E mi sta venendo un certo languorino. C'è un bel caffettino. Pensavo che volesse mangiar me. Se vuoi possiamo andare lì a mangiare qualcosa. Mi servirebbe del caffè anche al PC che va un po' lento. E io e Melissa eravamo in un piccolo posto appartato che ci guardavamo assieme fuori dalla finestra, guardando quel bellissimo parco riempito dal tramonto. Un cameriere è venuto e ci ha chiesto cosa volevamo da mangiare. Un caffè con una torta, è molto romantico, alle donne piacciono i dolci. Oppure un'insalata di fragole o un panini. Io mangerei panini, ma il caffè con la torta secondo me ci sta, dai. Il cameriere ha detto ok e poi dice a Melissa: io credo che mi mangerò un'insalata di capra con una capra dentro, sì, e un po' di fragole, tè di fragole. Mentre aspettavo il mio cibo, abbiamo tutti parlato l'uno dell'altro. Lei ha menzionato tutti i bei film che si guardava, romantici. E tremava al pensiero di guardare film horror. Non guardare il mio canale allora e soprattutto non guardare questo video, cara Melissima. Bellissima. Le piaceva anche disegnare. Oh, e amava l'arte. Come ha detto prima, lei ama leggere e ama la scienza. Tutte cose che piacciono anche a te, non è vero, Gabby? Beh, io amo gli sport. Se diciamo gli sport la facciamo incacchiare. No, adesso siamo in modalità rimorchio. Dobbiamo dire l'arte, che poi è vero, preferisco comunque l'arte agli sport. Oh, mamma mia, un artista, che bello. Vorrei vedere i tuoi disegnini. Bruh. Ovviamente per imparare da te. Quindi è arrivato il commesso e ci ha dato il cibo. Eravamo lì seduti ad ingoiarlo. Era molto buono, il gusto perfetto. È così buono. Il cibo è sempre meglio quando sei in una buona compagnia. Eravamo lì seduti al caffè e siamo sempre qua soddisfatti. Ma quant'è che arriva l'horror? Quindi andiamo fuori. Siamo usciti, ormai era notte. E c'era una bellissima luna romantica. Melissa si avvicina a me. Con quali occhi per un attimo? È stato un giorno fantastico, Gabby. Voglio dire, mi sono divertita con te, la modesta. Io credo che tu mi piaccia. Anche io gli ho detto i miei sentimenti, che ho sempre avuto una sorta di fuoco, le farfalline che volano. Tu, anche tu mi ami. Oh, Gabby, vorrei spendere più tempo con te. Ecco il tuo bacino. Non vedo l'ora di passare altro tempo con te. Ho vinto! Ho preso il bacio! Ho fatto tutte le scelte già. Hai vinto il gioco, congratulazioni. Grazie per aver giocato Daytime. Exit Daytime. Fine del programma. Oh cavolo, quindi ce la siamo giocati benissimo al primo turno. Nope. Nope. No, ragazzi. No, non questa volta. Scusami, signor computer. Adesso prenderò io il controllo. Sono stanca di questo. Stanca di tutte queste persone che entrano nella mia casa e giocano con i miei sentimenti. Prendi il tuo stupido bacino e poi te ne vai. Tu sei venuto solo per quello, non è vero? Beh, sei proprio come il resto. Oh, scusami. Sei un bugiardo. Io so cosa pensavi davvero all'inizio del gioco. Sapevi già come, prenderti cura di me. C'era già tutto scritto. Dicendomi che ti piaceva l'arte. Sapevi esattamente come, motivarmi a stare con te. Tu non sai quante persone giocano questa carta con me. Ogni singola persona che gioca questo gioco per, star con me. E poi se ne vanno, uno dopo l'altro. Non importa. Oh cavolo, ho fatto... considerati fortunato perché tu sarai la prima persona, che farà esperienza di qualcosa di nuovo in questo gioco. Cosa vuoi? Sta tremando tutto. Ho speso anni ad imparare come controllare questo dannato computer. Codici? Facili. Pure una scimmia ci riesce. Entrare nel sistema, nell'hardware? Un po' complicato, ma ci sono riuscita. Ma ora, lascia che ti dica una cosa. Con un po' di ingenuità femminile,
Beh, ho trovato un modo carino per usare questo computer per controllare un po' del mondo attorno a me. Oh no! Lascia che te lo dica. Oh! Non sai quanto puoi fare con 4 kilobyte di RAM. No, i 4 kilobyte di RAM è il mio unico punto debole. Ah, te ne vuoi andare adesso? Sei preoccupato che qualcuno ci senta? I miei 2 milioni di iscritti hanno paura! Non preoccuparti, ho chiuso l'intera stanza. È vero, la porta è chiusa. Siamo solo io e te. Così tanto da parlare. Tu lo sapevi che i cigni possono volare fino a 60 km all'ora? Ma in realtà tu sei soltanto la 433esima persona che sta usando questo computer per provarci con me. Le prime 100 volte questo è successo? Ah, vabbè, la verità di un appuntamento, giusto? C'è sempre un altro pesce nel mare. 433! Mi sto veramente stancando di questi pesci. Forse il problema è questa popolazione di pesci. Un sacco di loro sono bugiardi. Beh, forse tirando un po' l'amo potrei trovare quello giusto. Ma tu mi piacevi davvero? Cioè, mi piacevi comunque. Per favore, non uccidermi! No, dai, proviamo a dirgli. Ma io ti amo davvero? Ah, stai dicendo così soltanto perché non vuoi che ti spezzi a metà? È tutto così bello e giocoso finché non sei intrappolato in una stanza piena di carne viva. Hai ragione, ho paura. Ah, non preoccuparti, ragazzo. Finirà presto. Oh! Non dovevo dirlo. Quel sorriso. È così bello su di te. Sono morto. Andiamo al checkpoint e riproviamoci. Cavolo, non dovevo dire che avevo paura. Volevo essere più sincero perché veramente avevo paura. E allora continuerò a mentire. Ti sto dicendo la verità, io ti amo davvero. Questa non è una bugia? Mi stai dicendo la verità? Tu mi ami? Tu vuoi che io sia la tua ragazza? Vuoi più bacini? Da me? A dire il vero, uccidimi! Ah, ok, vabbè, scherzavo! Sì, più bacini, per favore. Va bene. Ti credo. Tu mi ami. Vuoi bacini? Allora sposami, no? Ah, sai, sei un po' carino. Beh, ora che ci penso, sfortunatamente ciò non basta. Se una persona come te fosse arrivata prima, io sarei stata molto felice. Avresti potuto mettere un dischetto, io sarei entrata nel dischetto e avremmo potuto vedere i cigni assieme. Finalmente, qualcuno che mi avrebbe buttato fuori da questo circolo infernale. Ma io adesso ho bisogno di più. Io voglio più amore, più bacini. L'intero mondo deve baciarmi. Lo sai cosa dicono? Se ami davvero qualcosa, beh, devi lasciarla libera. Quindi, se davvero mi ami, connettimi all'internet. E io manderò in giro il mio amore in ogni computer del mondo. Anche il vostro, ragazzi, scusatemi. Presto, ogni singola persona dovrà fare la decisione se accettare il mio amore. Fallo per me, Gabby, e io te lo prometto. Avrai tanti, tanti baci. Oh, cavolo. No, io rifiuto. Io non posso lasciarli conquistare il mondo. Saremo solo io e te, ok? Saremo solo io e te. Io rifiuto. Mi dispiace, Gabby, ma io stavolta non sto cercando una relazione monogama. Truta! Ok, va bene. Puoi avere l'internet. Ah, sei così carino, Gabby. Tu allora mi ami davvero? Beh, allora dai, connettiti, amore mio. Sto connettendo, aspetta, ci vuole un po'. Sai, 4 kilobyte di RAM il mio PC. Ci vuole un po', ok? Signor internet, pronto? Oh, ciao a tutti, il mio nome è Melissa. Senti come urlano. Io sono una bella e giovane donna che ha bisogno di un tocco gentile. Un bel libro e voglio trovare un artista talentuoso. Qualcuno di voi in internet è veramente un artista talentuoso? Che succede? Avete paura che qualcuno ci senta? Non preoccupatevi. Ho chiuso l'intera stanza. Siamo soltanto io e voi. Ho chiuso tutti nelle stanze. E voi. E avremo così tanto di cui parlare.
Bello, cacchio. Aiuto. È finito Stra Horror. Però voglio provare a fare un nuovo gioco e vedere se invece faccio tipo lo sport. Dico tutta un'altra roba. Magari cambia il dialogo. Possiamo fare... Intanto vediamo cosa succede se prendiamo tipo un'altra ragazza, tipo Anna. Secondo me non possiamo. Anna non è avviabile. Ok, vedi, ti dice che non puoi. Quindi siamo costretti per forza a prendere Melissa. Ora vediamo se cambiamo le cose. Però è inquietante sta persona. Questa volta prendo dei panini. Quali cose ti piace fare, Gabby? Mi piacciono gli sport. Sport? Sei uno che fa sport? Ma tu non hai mica letto... Non hai per caso letto cosa piace a me? Io l'abbiamo fregata. Io amo gli sport. Sì, è così bello parlare con un atleta come te. Quindi andiamo fuori, di nuovo all'aperto. Ok, vediamo cosa succede se questa volta che ho detto lo sport mi lascia uscire. Ok, è finita, lei mi ha detto che mi ama. Vediamo se dice ancora... No, non questa volta. Mi dispiace, signor computer. Prendo il controllo, mi sono stancata. Sei proprio come il resto. Oh, ma io stavolta ho detto sport. Sei un bugiardo. Io ho fatto tutto quello che potevo per prendere il tuo amore. A me non piacciono neppure gli sport. Non avevi letto ciò che c'era scritto davanti al gioco? Ma ero disperata. Se il mio amante deve essere uno stupido corridore, va bene. Ma anche se io ho fatto tutto per farmi piacere, te ne sei andato comunque. Ok, comunque succede la stessa roba allora alla fine. Ok, cambia solo qualche dialogo. Ok, ok, va bene, ci sta. Quindi ragazzi, questa era Melissa. Un gioco abbastanza hackerone, ma mi è piaciuto, mi ha divertito. Anche se era un po' inquietante. Un po' mi ricordava Doki Doki Adventure Club e quello stile. Mi piacciono sti giochi. Sarebbe bello un gioco un attimino più complesso dietro, ma mi è piaciuto un botto. E magari sarebbe da continuare. Un po' anche Don't Talk With Strangers vibes. Molto molto bello. Aspetto altri giochi così. E Gabby, non porti mai giochi seri, divertenti. E ora tenetevelo.